delle marce funebri nato e sviluppatosi in Puglia nel corso degli ultimi due secoli. Come ben sapete, i riti della Settimana Santa fanno parte integrante della vita, della società dei nostri paesi, e quindi abbiamo voluto, attraverso questi concerti, diffondere e continuare a tramandare quelle note scritte da tanti autori. Allora, i brani che mi competono sono brani della tradizione pugliese, ma strettamente di Ruvo di Puglia, che è una sua tradizione specifica. E questi brani sono uno del maestro Antonio Amenduni, che si chiama Eterno Riposo, un altro brano mio che ha vinto al concorso di Mottola dell'anno scorso, Inri, e poi amico Angelo Schirinzi dirigerà un'altra mia elegia, che è diventata famosa perché è un po' particolare come marcia. Ho pensato di sicuramente inserire un brano che tradizionalmente appartiene un po' ai riti della Settimana Santa Conversano, che è il Miserere, tratto dal Trovatore di Giuseppe Verdi. Tradizionalmente dalle nostre parti c'è anche la consuetudine che durante le processioni del Venerdì Santo si eseguono anche brani, marce funebri tratti dalle opere. Quindi abbiamo pensato al Miserere di Verdi. Ma oltre a questo avrò il piacere di dirigere una marcia funebre, Venerdì Santo, il titolo, del maestro Nicola Centofante, al quale mi lega anche affettuosamente un ricordo indelebile. Tutto questo perché appunto si rientra nella storia, nella tradizione dei riti della Settimana Santa. Si apre dinanzi a noi una settimana importante per il nostro percorso di fede, e a Conversano vivremo diversi momenti, a cominciare dalla solenne benedizione delle palme. Insieme con il nostro vescovo entreremo processionalmente nella nostra cattedrale e lì ascolteremo i brani della Passione del Signore, e poi il Giovedì Santo con la bellissima rievocazione dell'ultima cena e la lavanda dei piedi, e poi l'adorazione all'altare della Riposizione, il giro in tutte le chiese della città, e poi la visita del Cristo dell'isola con i suoi richiami misteriosi e con il fascino che ci invita a seguire Gesù sulla via della croce, e poi la commovente processione dei misteri che, partendo dalla chiesa della Passione, si snoda per le vie della città per annunciare questo mistero di morte e sofferenza e l'invito a seguirlo. Ma tutto questo nella luce della Pasqua. Celebreremo con gioia la notte di Pasqua qui nella cattedrale
l'annuncio del Cristo che è vivo e risorto e in mezzo a noi. Vogliamo ancora una volta vivere con intensità questa settimana santa. Messa crismale in cattedrale, dove il vescovo ha tenuto con insieme a lui tutti i sacerdoti della diocesi, e è proseguita con la messa in cena domini nelle parrocchie, e poi al termine di questa iniziano la visita agli altari della riposizione, che è una tradizione tipica anche per noi di Conversano. Mentre sempre per Conversano prosegue alle 4 di notte, con la processione del Cristo Nero, che parte dall'isola e proseguirà per tutta la mattinata fino intorno alle 10. Poi, nel momento in cui il Cristo Nero si ritira verso il santuario di San Benedetto dell'isola, inizia la processione della Dolorata del Carmine, che è simbolo della madre che è alla ricerca del proprio figlio, che non lo troverà. Mentre poi nel pomeriggio alle 19.30 inizia la processione dei Sacri Misteri, che muoveranno da questa chiesa della Passione, e in questo momento, non essendo una parrocchia, quindi una rettoria dove noi ci basiamo intorno alle entrate dei fedeli, specialmente in questa processione del Venerdì Santo dei portatori, e qualche contributo di una banca del credito cooperativo di Conversano, non avendo altre entrate ci dobbiamo veramente fare in quattro per trovare fondi, perché quei soldi che fino adesso sono entrati dai fedeli li abbiamo sciupati per i lavori all'interno della Passione, e al momento ci sono ancora altri lavori da eseguire, però abbiamo bisogno di questi fondi. Se troviamo qualcuno, se qualcuno è disposto di buona volontà a contribuire, sarebbe ben voluta.
scioccono le labbra, scuotono il capo, si rivolga al Signore, lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo di cani mi circonda, mia cerchia una banda di malfattori, hanno scavato le mie mani e i miei piedi, posso contare Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. nostra forza, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.